Chiamo Emanuele. Frequento ogni settimana il catechismo perché desidero ricevere il sacramento della cresima. Insieme ai miei amici abbiamo riflettuto a lungo sulla figura di Gesù Cristo. È realmente una figura molto affascinante, ma anche piuttosto controversa. Ma quello che più mi affascina, oltre alle sue parole e ai suoi prodigi, è il momento della passione. È incredibile quello che ha sofferto per noi. La Via Crucis che abbiamo realizzato è un modo particolare di percepire il suo infinito amore per ogni creatura. Ma la resurrezione di Gesù è realmente la luce che illumina il cammino di ognuno di noi. Il filmato ripercorre le 14 stazioni della Via Crucis. Ognuno di noi è un altro Cristo. La Via Crucis è una pratica di pietà. È una meditazione sulla passione di Cristo. L'origine della devozione non si conosce, ma indubbiamente ricevette forte impulso all'epoca delle crociate. All'inizio le varie stazioni non erano fisse e variavano nell'oggetto. La Via Crucis apparve in Spagna all'inizio del 1600, probabilmente per opera dei francescani. Da qui passò in Sardegna, poi in Italia e in Francia. Principale propagatore della Via Crucis fu San Leonardo da Porto Maurizio. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Noi pure siamo condannati a morte, ma ne ignoriamo il momento. Ma perché abbiamo tanta paura della morte? Forse pensiamo che ci porti verso il nulla. Viviamo senza capire cosa sia la morte. Viviamo spesso come se la morte non dovesse mai toccarci. La morte è colei che ci porta al completo distacco dalle cose materiali. La morte è solo un passaggio verso una nuova dimensione. Pochi sanno che la morte è il nostro più vicino e saggio consigliere. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Benché sfinito dalla flagellazione e dalle sofferenze della notte, Gesù prese la sua croce con amore e con gioia. La croce è simbolo della redenzione. Essa richiama i quattro punti cardinali. L'asse verticale indica la terra connessa con il cielo. L'asse orizzontale simboleggia la scala che consente di salire al cielo e quindi al regno di Dio. L'abbraccio del Figlio di Dio all'umanità. L'abbraccio della redenzione di cui si è fatto strumento facendosi uomo. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Non aveva fatto un lungo cammino e già era caduto. Il peso della croce l'ha fatto cadere per terra. Il peso del nostro peccato e il peso della nostra superbia lo atterra. Ma la sua caduta non è un segno di un destino avverso. Non è la pura e semplice debolezza di chi è calpestato. Ha voluto venire incontro a noi. Egli ci aiuta ad imparare dalla sua umiltà ad essere rialzati di nuovo. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Gesù era irriconoscibile, non aveva più l'aspetto di un uomo. Sulla Via Crucis di Gesù c'è anche Maria, sua madre. I discepoli sono fuggiti, ella non fugge. Ella sta lì con il coraggio della madre. Ella ha creduto nell'ora della sua più grande umiliazione. È madre di ognuno di noi. Quinta stazione. Gesù riceve l'aiuto di Simone Cireneo. Gesù ha voluto che l'umanità, nella persona del Cireneo, partecipasse in una certa misura alla propria redenzione. A Simone di Cirene, Gesù ha aperto gli occhi al cuore. Gli ha donato, nella condivisione della croce, la grazia della fede. Con lui dovremmo assistere il prossimo che soffre. È una grazia condividere la croce con gli altri. E sperimentare che così siamo in cammino con il Signore. Così possiamo aiutare a costruire il suo corpo, la Chiesa. Sesta stazione. Veronica asciuga il volto di Gesù. Per un gesto d'umana bontà,
ricompensa divina. È sempre così. Veronica vede il volto di Gesù. Veronica offre un sudario a Gesù. È più coraggiosa dei discepoli. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. L'atto del suo amore imprime nel suo cuore la vera immagine di Gesù. Settima stazione. Gesù cade una seconda volta sotto la croce. Gesù avrebbe dovuto morire qui, perché la sua spossatezza aveva raggiunto i limiti estremi, ma tutto non era compiuto. Gesù ha portato il nostro peso e continua a portarci. È il peso del nostro peccato a farlo cadere. Solo Lui può rialzarci, da soli non riusciamo. Abbiamo bisogno del suo aiuto perché siamo caduti. Con la nostra caduta lo trasciniamo a terra. Ottava stazione. Gesù consola le donne di Gerusalemme. Per parlare alle donne che piangono, Gesù è di nuovo in piedi. Gesù alle donne che piangono ha parlato di penitenza. Ha parlato del giorno del giudizio. Ci mostra la serietà della nostra responsabilità. Lui ci libera dal potere del peccato. Egli non permette che alla fine rimaniamo come un legno secco. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta sotto la croce. Eccolo ancora una volta in terra, sfinito. Ma non si è fermato qui. Spesso la sua chiesa ci sembra una barca che sta per affondare. Una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel suo campo vediamo più zizzania che grano. È Lui che ci converte e dona una nuova vita. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Gesù ha dato tutto, non ha riservato nessun ricordo per sua madre, neppure la sua tunica. Gesù è stato spogliato delle sue vesti. Esposto al disonore, espulso dalla società. Si è caricato delle sofferenze e dei bisogni dei poveri. La veste e il volto così sporchi della sua chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli. Undicesima stazione. Gesù inchiodato in croce. Per Gesù i chiodi di ferro acuminato, la croce di duro legno che conficcava nella sua testa la corona di spine. Per noi i chiodi sono i nostri doveri quotidiani. Gesù si è fatto inchiodare sulla croce. Ha accettato la terribile crudeltà di questo dolore. La distruzione del suo corpo e della sua dignità. Egli ci aiuta a non fuggire di fronte a ciò a cui siamo chiamati ad adempiere. Ci aiuta a farci legare strettamente a Lui. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Gesù ha perdonato, ha dato tutto, tutto quello che aveva. Inoltre ci ha donato il suo corpo, il suo sangue. Nell'ora della sua morte, il sole si oscurò. Sempre di nuovo è inchiodato sulla croce. Proprio in quest'ora della storia viviamo nell'oscurità di Dio. Proprio così ci fa riconoscere che suo Padre tiene nelle sue mani noi e il mondo. Ma proprio sulla croce si è fatto riconoscere. Tredicesima stazione. Gesù è tra le braccia della madre sua. Come quando era piccolo, eccolo, ancora tutto intero tra le sue braccia. Ella ha condiviso la sua passione. Ma il suo corpo viene raccolto da mani buone. La fede non è morta del tutto. Ma per la cattiveria degli uomini il volto di Dio ci appare oscuro, irriconoscibile. Ci dona un amore che lo accoglie nel momento più estremo del suo bisogno. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. È il nostro cuore il sepolcro donde Gesù desidera risuscitare. Non lasciamolo solo. Gesù è diventato chicco di grano morto che produce frutto per l'eternità. Dal sepolcro risplende in ogni tempo la promessa del chicco di grano. Il pane di vita nel quale offre se stesso a noi. Nell'ora dell'oscurità ci fa riconoscere che Egli comunque è lì. Vogliamo diventare il suo profumo. No, Egli non ha visto la corruzione. È risorto e rivive in ognuno di noi.